Rieccoci, rieccoci in diretta. Allora, dicevamo prima della pubblicità, da Silea una segnalazione ad Antenna 3, l'ennesima purtroppo per il continuo abbandono di rifiuti, questa volta appunto dicevamo a Silea, dove come spesso accade presa di mira è un'area di campagna. Noi ci troviamo qui sulla via Claudia Augusta, nel comune di Silea, e niente, noi abbiamo fatto svariate segnalazioni per i rifiuti, come vedete qui sul fosso, ma soprattutto anche per sacchi neri pieni di rifiuti, pannolini di bambini. A parlare, pur rimanendo anonima, è una residente di quest'area di Silea, immersa nella campagna. Via Claudia Augusta, presa di mira, come capita a molte aree isolate, da ecovandali che gettano immondizia di ogni genere nel fossato. Non qualche caso sporadico, ma ormai un'abitudine, per quanto spregevole e costosa per le casse dell'intera comunità. È una situazione che si protrae da un po' di tempo, un anno, due se non di più. E allora, io ho visto vicini di casa che hanno raccolto la maggior parte delle bottiglie, solo che poi passa una settimana e il problema si ripresenta ancora. È un problema che non ha fine, ecco. La questione è stata segnalata al gestore della raccolta dei rifiuti. Ci è stato consigliato di chiamare la Contarina, che è l'azienda che gestisce i servizi dei rifiuti qui nel nostro comune. Ma al di là di segnalare di continuo la presenza di immondizia, ci si chiede come estirpare il problema alla radice. Vorremmo capire come si può fare per poter migliorare questo fenomeno. La Contarina fa il suo, però il problema è che bisogna capire chi è che il colpevole, chi è questo o questi ecovandoli che buttano, gettano rifiuti nei fossi. Di ambiente parliamo anche nel prossimo servizio. Torniamo a Treviso, volontari in azione questa mattina lungo le mura per quella che è stata soprannominata l'operazione Coniglietti del Paradiso. È uno dei tanti momenti dell'operazione Recupero Conigli dell'Isola del Paradiso. In azione questa mattina a Treviso una trentina di volontari tra le mura da Piazzale Burchellati a Ponte De Pria per dare una nuova casa al centinaio di piccoli animali che stavano iniziando a dare qualche problema di sovraffollamento. Sono stati molti casi, erano conigli di famiglia non sterilizzati, per cui messi nel territorio, si sono riprodotti e stanno arrecando anche dei danni qui sulla penisola e sulle mura. Oltre la trentina, quelli recuperati, quasi tutti giovanissimi che da subito hanno trovato una nuova casa. Abbiamo già fatto delle preadozioni grazie alle campagne che erano state fatte nelle settimane precedenti qua nella città di Treviso. Chi è stato ritenuto idoneo riceverà già oggi i conigli, qualcuno è venuto anche già direttamente qui a ritirarli, gli altri adesso cominceremo a portarli. Per quelli che non abbiamo ancora finito il processo di preadozione verranno spostati a Falzè di Piave, dove abbiamo allestito un'area dove ne possiamo contenere all'incirca una quarantina. Adozioni sempre aperte per i coniglietti del paradiso. Per adottarli si contatta la nostra associazione alla mail treviso@guardieperlambiente.it. Oppure si fa sentire anche in comune eventualmente. Oppure si può contattare il comune nella persona dell'ufficio ambiente animali, che in genere ci gira le segnalazioni. Stessi riferimenti anche per chi non può più tenere il coniglietto, concludono dall'associazione, per evitare che con gli abbandoni si ritorni a questi numeri e soprattutto a queste conseguenze. E come ogni domenica c'è la rubrica Un oggetto, una storia, sempre con Lucio Zanato. Ci spostiamo a Rai di San Polo di Piave, dove il suono delle campane di una chiesetta di campagna protegge coltivazioni e raccolti da fulmini, tempeste e grandine. Com'è questa cosa delle campane? È una tradizione, amore. Cioè? Quella quando era con i frati, che quando era brutto tempo si suonava le campane e tempesta cessava. Rintoccano le campane della chiesetta del Carmine a Rai di San Polo di Piave, un suono che da secoli si espande su questa piana della sinistra Piave. Terra severa con chi la lavora, fatica che solca volti e mani, come quello di Marino Cecchetto, classe 1931, che di Palmira è sposo da sempre. Vengo tutti i giorni. È la Madonna degli agricoltori? Sì, sì. Guarda, sì, sì, esatto. Vengo a guardarla perché domandare la grazia che mi possa tornare a camminare come prima, ma non si torna più. Negli anni. Quanti anni da agricoltore qua?
Beh, ho cominciato, ho finito la quinta, la quinta del 41-42, ho fatto la quinta. E cosa, com'era fare l'agricoltore in quegli anni? Andare a parlare i buoi, arare. È il Veneto di fede e di lavoro, di sudore e di fiori di campo sugli altari. In particolare per la Madonna del Carmelo, a cui rivolgere la preghiera di sempre contro la tempesta e la carestia. Lei si ricorda le erogazioni quando si diceva sì. Ad fulgore e tempestà? Fate di Pranos Domine, sì 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 amore. E poi cosa diceva? A peste? Sì. Estate, sì. A peste, fame e bello, libera nos domine. Domine, sì, sì. Mi fai anche la cioccolata, il caffè, i biscotti, tutti i chirichiti, chi veniva qua a fare la processione. Petali di rosa e incenso, litanie e alberi sacri che delimitavano i campi del lavoro e del raccolto. Pagine della nostra storia, che il tempo tende a sbiadire come gli affreschi di questa piccola chiesa di campagna. Ma basta il suono di queste campane per ravvivare la memoria e soprattutto per tramandarla nelle generazioni. E vi posso garantire che in 35 anni che io sono qui, la grandine praticamente non c'è mai stata, perché ogni qualvolta viene segnalato un pericolo di grandine, mia nonna viene a suonare le campane e la grandine sparisce. Complimenti a questa coppia inossidabile, con questo servizio si chiude il nostro telegiornale, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, domani ve lo ricordo dalle 12 ricomincia la nostra edizione straordinaria, ci sarà il punto stampa del governatore Zaia, arrivederci. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Bentrovati al meteo. Lunedì 15 marzo l'ingresso di aria più asciutta dai quadranti settentrionali garantirà condizioni di tempo in prevalenza stabile al nord-est. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto, dopo una fase un po' dinamica nel weekend, la settimana inizierà con un ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti sarà sereno o poco nuvoloso, solo con qualche innocuo addensamento. Forti venti di maestrale. Temperature però stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 10-15 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole dappertutto, precipitazioni assenti, cielo sereno o velato. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime fino a 11-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, tanto sole su tutti i settori, ancora neve a bassa quota sulle aree alpine di confine. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime fino ai 14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.